Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi pacchetto di Sephora che ho semplicemente tolto i dati sensibili da qui, ma non l'ho ancora aperto, quindi lo apriremo assieme perché sinceramente, ed è l'altro pacco che abbiamo aperto tempo fa, sapevo che cosa ci poteva essere dentro perché avevo visto altri video dove avevano manato quei prodotti. Questo non ne ho idea, non me lo aspettavo neanche, quindi assolutamente scopriamo che cosa c'è dentro. E direi di non parlare oltre perché sempre è dentro. Io devo registrare il video dentro casa ed è con luci ed è altro caldo. Ok, quindi muoviamoci. Il pacco ancora è chiuso. Come sempre io non ho forbici, non ho cutter, non ho niente a portata di mano ed è ovviamente sigillato. Qui, poverino. Speriamo che la roba dentro sia integra. E quindi andiamo ad aprirlo alla vecchia maniera. Vedo delle cose che ci possono piacere. Tre cose, ma tre cose cicciose. Allora, prima di tutto, io ho buttato già l'occhio e questo l'ho visto. V-Choose di Nabla. Nabla, se avete visto l'altro mio video, ed è un brand italiano realizzato da Mr. Daniel Makeup, che è bravissimo. Questo volume definition mascara, ed oltretutto lo conosco perché l'ho visto in giro e dovrebbe avere un applicatore, esatto. Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Ecco, adesso non so come sia il prodotto, anche se ne parlano bene. Ha un applicatore molto particolare. Molto, quindi dovrebbe essere allungante. Volume e definizione, ma solo per questo. Ed è pack, non ho parole. Poi una palette, ah sì, delle Cutie Palette. Questa è Metropolitan, che credo non, di non avere. Non ne ho tante di Cutie Palette, le uniche me le hanno mandate da Sephora ed è perché normalmente quelle che avevo io erano le palette grandi. Queste sono le piccoline, bellissime comunque sempre le immagini. E visto com'era il pacchetto, speriamo che sia integra. Bella. Vediamo se riesco a togliere la plastica. Ecco, si era un po' incollato. Ho un piccolo problema di glitter, ma non è un problema. Ed è queste palette sono soprattutto ed è wow per i glitter. Allora, sicuramente più autunnale che di adesso, ma io vedo già un metallizzato e due glitter, e glitter proprio dovete infilarci il dito perché sono una cosa spettacolare. Ma iniziamo. Non vedo un colore chiaro però, quindi va proprio fatta con. Non trovo un chiaro. Ma iniziamo. Lord Alaska e Nothing Personal. Non è. Allora, uno. Due opachi e un glitter. Che dire. Poi andiamo sotto Love Resin Anomalia o Anomalia Odoro e Dissolution. Non sono polverosi e ci piace. No, guardate sulla mano questi glitter. No, vabbè, quindi due opachi ed è due opachi. No, sto pensando come definire Alaska perché per me sono glitter puri, da come cioè, è proprio bello come anche come illuminante questo. Poi c'è metallizzato e gli altri due che sono metal glitter, ma hanno una texture che è una cosa spettacolare. Cioè, bellissimo, 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 bellissimo.
E poi la scrivenza, la... cioè, allora, proviamo a pulirci un attimo la mano, anche se ho paura che questi glitter resteranno in giro per un bel po', però, allora, il bello di questi palette con glitter è che dovete usarli con il dito, è il modo migliore per pressarli ed evitare che vadano in giro per tutto il viso. Con il pennello si disperdono troppo. Li pressate con il dito e davvero durano tanto. E intanto ho pulito la mano. Bella la palette, ve la faccio anche rivedere per far vedere che non ha... Cioè, vi rendete conto che sono talmente luminosi che con le luci fanno riflesso? Bella, 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 non estiva ma bella. Manca forse un colore chiaro. Ecco, io un colore chiaro l'avrei messo, ma è talmente bella che non saprei dove metterlo. Poi, Skin Glow Booster di Origins. Origins mi è piaciuto ultimamente. Cleansing e Glow Boosting Trio. Quindi un mini set, li adoro perché ti permettono di provare tutti i prodotti. Che non dice cosa sia, ma lo apriamo, forse lo scopriremo. Alla carta all'interno. Allora, sono proprio mini mini da viaggio. Abbiamo Oil Free Energy Boosting Gel Idratante. Buono. Ha un buon profumo. Questi si usano abbastanza alla veloce. Proviamo anche la texture. Quindi Oil Free Energy Boosting Gel nutriente idratante. È un gel, ma è corposo, è davvero nutriente. Si deve lavorare un po'. È un gel, ma è un gel. Ma c'ha dell'arancia dentro? Io mi sembra arancia. Non lo dice qui, andrò a scoprirlo, ma o sono pazza o mi sembra arancia. Sì, dopo però idrata bene, però è un po' corposo, attenzione soprattutto sulla pelle mista e grassa. Poi, allora ho visto Checks Unbalance, che è ok. Ah, questo era ginseng, forse è più che arancia, ginseng, ginseng, ginseng. Andiamo avanti. Questo è mousse detergente per il viso. E mo sono curiosa. No, cioè io ho già visto la texture. Non so se riesco a farla vedere a voi. Cioè, è davvero una tipo una mousse detergente. Va lavorata molto, magari va pulita. Mi ricorda le chewing gum. Avete presente le chewing gum che c'erano una volta? Le Brooklyn, quelle in stecca. Stesso identico profumo, identico, identico, identico. Ma veniamo con l'ultimo prodotto perché inizio a attaccare un po', lo prendiamo da un'altra parte. Questo, sempre di ginseng, ok. Refreshing Eye Cream to Brighten and the Puff. Quindi per illuminare, ok. Questo è per gli occhi. È fatta rosina. Mettiamola più laterale perché a contatto con la pelle diventa trasparente. No, allora proprio era un profumo diverso perché questo non sa di arancia come l'altro prodotto. Beh, io sono curiosa di provarli anche perché queste mini size, che poi sono i set tipo da viaggio, mi piacciono perché posso provare vari prodotti. Ad esempio, questo avrei detto Oil Free Energy Gel e
è ottimo per la pelle mista, e invece lo sento davvero, davvero pesante. Quindi lo proverò e vi saprò dire. Allora, fatemi sapere come sempre se avete provato qualcuno di questi prodotti, con quale parto per farvelo vedere a voi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!